A che punto siamo con la ferrovia Gallarate-Malpensa T2? Ciao Internet, qui Radio Monte Diviso. Abbiamo raccolto nell'assemblea pubblica di Casorate del 27 maggio alcuni giudizi sulle conseguenze di quest'opera. Abbiamo chiesto a un nostro interlocutore che conosciamo molto bene, l'architetto Jimmy Pasini, la sua posizione rispetto a questa opera. È una persona che ha studiato profondamente le conseguenze a questi studi e è arrivato a portare motivazioni serie e competenti su perché lui non è d'accordo in maniera precisa sulla realizzazione di questa opera. Lascio immediatamente la parola a Jimmy Pasini. Buonasera a tutti. Allora, sì, sono Jimmy Pasin, sono architetto e in particolare ho insegnato per praticamente 25 anni al Politecnico di Milano e tra le altre cose anche ho fatto corsi di infrastrutture di viabilità e trasporto e quindi mi sono occupato, in particolare su alcune ricerche nazionali di varie università, mi sono occupato proprio di aeroporti. Una sorta di coincidenza ha voluto che negli stessi anni fossi anche assessore all'urbanistica del Comune di Somma Lombardo, più o meno dal 96 al 2005, e sono proprio stati gli anni in cui si apriva Malpensa. E quindi il tema dell'aeroporto e delle infrastrutture e quindi della mobilità di un territorio, di come si deve modificare la mobilità di un territorio, è come dire una cosa che ho affrontato sia come professionista, sia come insegnante, sia come politico, diciamo così. In questo caso, tutto nasce da uno studio che, a mio parere, lo studio che tende a collegare con una linea ferroviaria Malpensa alla linea delle ferrovie da Gallarate verso Domodossola, diciamo così, e verso Milano, naturalmente, nasce da degli studi che, come capita spesso purtroppo in questo paese, sono vecchi di 20 anni. In realtà le basi sulle quali questo progetto viene realizzato, si apre un cantiere oggi, è basato su delle analisi delle mobilità, degli flussi di traffico, eccetera, che risale tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Quindi, come spesso accade in questo paese, vuoi per una questione burocratica, vuoi per chissà quali altre questioni, succede che appunto si analizza un dato problema e la risoluzione poi viene portata avanti dopo addirittura 20 anni. Qual è il problema? Il problema è che nel frattempo il mondo è cambiato. Noi abbiamo avuto nel 2001 il crollo delle Torri Gemelli, la distruzione delle Torri Gemelli, gemelle a New York, che ha prodotto un disastro dal punto di vista dei sistemi della movimentazione nel mondo, diciamo. E quindi i sistemi aeroportuali si sono, come dire, incancreniti nella modalità della frequentazione. Nel 2008 una crisi economica pazzesca che ha coinvolto il mondo intero e in particolare in Italia abbiamo aggiunto, come dire, la carta dello spostamento di Alitalia, o meglio del rientro di Alitalia a Roma, e quindi con quello che viene chiamato de-hubbing, e quindi un altro elemento di crisi. Nel 2019 la pandemia, oggi purtroppo quest'altra disgrazia della guerra, e quindi c'è un sistema della movimentazione che non può più essere basato su progetti che hanno un così lungo vuoto, diciamo, prima della loro realizzazione, perché nel frattempo accadono cose che magari sono dall'altra parte del mondo, ma che però, visto che siamo un mondo globalizzato, incidono anche sulla nostra parte. Ora ci si chiede, ma quindi è ancora valido il progetto rispetto ad allora? E questa è una domanda che ci si dovrebbe fare, ma che invece non si fa. L'altra questione riguarda la capacità di un sistema ferroviario di riuscire a fare una cosa buona per un sistema ferroviario, cioè quella di togliere auto dal sistema delle strade. Ora, se si vanno ad analizzare i dati prodotti da SEA,
su quello che accadrà nel 2035 con l'aumento del numero dei passeggeri e delle merci, si scopre che noi avremo comunque un problema di aumento del traffico su gomma pur con realizzando questa parte ferroviaria. E infine, diciamo, l'ultimo elemento è quello degli studi stessi in cui ci si richiama, cioè lo studio fatto dalle Ferrovie dello Stato richiama ad uno studio fatto dal Politecnico di Milano, che è stato pagato dalle Ferrovie dello Stato, per capire quali sono le incidenze e quali sono, come dire, le possibilità che questo progetto ha di essere buono rispetto magari ad altre soluzioni, e si scopre che praticamente la soluzione che il Politecnico di Milano dà a Ferrovie dello Stato e dice qual è la soluzione migliore è la soluzione in cui non si fanno interventi. Cioè questo tratto di ferrovia non ha nessuna utilità, perché in realtà sarebbe sufficiente potenziare la roga alla rate e fare il famoso collegamento a Y, cosiddetto, a Busto Arsizio, che riconnette il sistema delle reti tra Ferrovie Nord e Ferrovie dello Stato. Quindi senza spese si ottiene un prodotto decisamente molto più interessante. Lo dice il Politecnico di Milano, pagato dalle Ferrovie dello Stato per fare questa analisi. Ecco, su queste cose forse bisognerebbe fare più. Scusa, architetto Fasini, la domanda che il cittadino si pone, che mi pare la tua posizione è chiarissima, sulla inutilità di questa opera, non detta in maniera superficiale, ma documentata e in maniera consapevole. La domanda che il cittadino si pone, ma quest'opera, siccome sono già previsti l'inizio dei lavori e quindi la realizzazione della cantierizzazione, evidentemente vuol dire che il finanziamento è già garantito, e la domanda del cittadino chiede, ma qual è il tipo di investimento che occorre per la realizzazione dell'opera? E questo investimento da chi è finanziato? E dunque, la domanda, come dire, sarebbe stato interessante farla molto tempo fa, perché in questo momento noi siamo praticamente al dunque, nel senso che se non viene fermata attraverso le azioni che ne so, Lega Ambiente piuttosto che altri stanno cercando di fare dal punto di vista giuridico, in realtà l'opera dovrebbe cominciare quest'autunno in sostanza. Questo cosa vuol dire? Che si dovrebbe cominciare, perché già come dire, richieste di espropri sono già stati fatti, sono già state, credo che siano già state anche firmate e sottoscritte alcuni espropri, e in realtà quest'opera dovrebbe costare tendenzialmente sui 200, più di 200 milioni di euro, 220 o 240, adesso non ricordo la cifra esatta. In realtà questa cifra è una cifra di denaro totalmente pubblico, nel senso, chi lo finanzia? La finanzia in parte Regione Lombardia, finanzia in parte l'Unione Europea, che naturalmente non è che perché sono soldi dell'Unione Europea non siano soldi nostri, anzi, uno potrebbe chiedersi, ma non ci sono opere più utili che effettivamente necessitano di essere realizzate? Io credo di sì, io che non sono contro le infrastrutture ad ogni costo, cioè io sono abbastanza convinto che se un'infrastruttura è assolutamente utile ed è provata la sua utilità e il rapporto costi-benefici sia utile, se si deve abbattere qualche albero lo si deve fare. E naturalmente bisogna cercare di fare le opere in maniera coerente, con attenzione, eccetera. In questo caso invece io mi chiedo perché non vengano utilizzati queste centinaia di milioni di euro in opere che probabilmente in giro per questo stesso territorio, secondo me, possono essere sicuramente molto più utili. Quello che succederà, secondo me, tra poco è che questo cantiere si aprirà, purtroppo. Io mi auguro che qualcosa, comunque un sasso ancora, rompa l'ingranaggio, ma comunque che questo cantiere si aprirà, e la mia impressione è che purtroppo non rimarremo all'interno di questi costi. Ci sono delle opere che vengono realizzate all'interno di questo sistema, come per esempio le gallerie, in cui secondo me si è sottovalutata la qualità del terreno sul quale si va a lavorare. Questo è un terreno molto friabile, sabbioso, diciamo così, per cui gli scavi che si faranno
in una zona che peraltro è inclinata, cioè per chi conosce la zona più o meno è a fianco delle piste di motocross, ecco, lo scavare in quelle zone ho la vaga impressione che procurerà dei problemi di realizzazione, non sarà così facile e quindi ho la vaga impressione che lì i costi potrebbero aumentare. E naturalmente quello che succederà sul Sempione sarà un'altra cosa abbastanza pesante, perché il Sempione, così come lo vediamo oggi, chi lo frequenta oggi percorrendolo da Casorate a Gallarate, cioè con questo viale alberato che in qualche modo credo che sia ormai nei nostri occhi, diciamo così, non voglio andare oltre, e verrà completamente distrutto, perché naturalmente ci saranno dei sistemi ferroviari che arrivano, che scavalcheranno la strada che andrà sottoterra e passerà sotto le ferrovie o viceversa. Cioè, ci sarà in un paio di chilometri ci sarà un sistema viario su gomma molto complesso che dovrà scendere, spostarsi verso valle, ritornare verso monte. Sarà una cosa molto complicata. Che le cifre restino quelle che sono indicate, io ho qualche dubbio, però magari verrò smentito e speriamo. Questa sera Radio Monte Diviso si trova a Casorate Sempione. Non è casuale. Noi abbiamo già intervistato sulla questione della Brughiera e del T2. Abbiamo già intervistato prima Poliseno di Cardano al Campo, poi Sonia Scandolara e Ferruccio Botti. Siamo andati direttamente in Brughiera per vedere l'impatto ambientale che avrebbe questo intervento, e questa sera siamo qui in un'assemblea molto affollata, con una presenza significativa che proviene sia da Casorate Sempione che da Cardano che dai paesi che stanno attorno coinvolti. Qui con noi questa sera ci sono due persone che rappresentano all'interno del Consiglio Comunale di Casorate Sempione le minoranze. Abbiamo Martina Grasso, che è la capogruppo, se non vado errato, e Simone Stoppa. Immediatamente lascio a Martina la parola per motivare la posizione che appunto il gruppo di minoranza ha assunto all'interno del Consiglio Comunale ad oggi. A te la parola, Martina. Buonasera, sono Martina Grasso, capogruppo di minoranza Casorate Sempione per la lista civica Casorate Aperta. Noi ci siamo sempre dichiarati fermamente contrari rispetto alla realizzazione di questo progetto, che anzi io personalmente definisco ogni volta che ne parlo scempio, perché quello che farà al nostro territorio e alla nostra quotidianità è uno scempio a tutti gli effetti. Noi purtroppo, dopo aver visto l'esito del ricorso al TAR presentato dai comuni di Casorate Cardano, esito negativo, ci siamo abbattuti, ma abbiamo deciso di non mollare il colpo, sapendo che c'era ancora un'ultima chance, ovvero quella del ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo così chiesto una convocazione di Consiglio Comunale in via d'urgenza, che purtroppo ci è stata rifiutata due volte e ignorata una terza. È un peccato perché sarebbe stata l'occasione di parlarne e avere un dialogo veramente con tutti quanti e l'ultima occasione per fare qualcosa da parte di Casorate. Adesso i termini sono scaduti e non sappiamo neanche perché. Buonasera a tutti, sono Simone Stoppa, consigliere di minoranza per la lista Casorate Aperta. Mi collego a quello che dice la collega Grasso. La nostra speranza purtroppo si è abbattuta con la mancanza dell'accoglimento della convocazione del Consiglio Comunale per discutere del ricorso al Consiglio di Stato, ma fortunatamente abbiamo ancora un'ancora di salvezza, un'ancora che è in un mare tempestoso e ad attualmente non abbiamo ancora notizie delle condizioni di quest'ancora, ma è il ricorso di Legambiente. Il ricorso che è stato fatto appunto da questa associazione, che è ancora pendente e che verte su dei cardini sicuramente molto, molto, molto saldi, come per esempio la mancanza dell'opzione zero e della presa in considerazione dell'opzione zero nella progettualità di quest'opera. Sicuramente l'unica cosa da fare in questo momento è attendere che la giustizia faccia il suo corso. L'unica speranza ad oggi è che venga accolto il ricorso di Legambiente e che quest'opera possa essere fermata in tempo,
prima di andare a distruggere quel polmone verde che permette agli abitanti di Casorate di respirare ancora un'aria non completamente inquinata dai fumi dell'aeroporto. La vostra posizione, quindi, mi pare molto precisa e molto secca contro questa realizzazione di questa opera, ma per le ragioni sia economiche, sia ambientali, sia di carattere sociale. Confermate questa vostra posizione secca? Sì, confermiamo la nostra posizione contraria perché è uno scempio che non serve assolutamente a nessuno, tantomeno a noi che viviamo in quest'area. Casoratesi e tutti gli altri cittadini del circondario, nessuno di noi beneficerà di quest'opera. Sì, assolutamente, e soprattutto quest'opera non può nascondersi dietro al fatto che verrà utilizzata prevalentemente dal turismo. Questa sera abbiamo anche il piacere di avere un'amica, Raffaella Filippini, da sempre ambientalista, impegnata sul territorio, e questa sera rappresenta Lega Ambiente. A Raffaella la domanda è molto semplice. Nella fase di ricorso, Lega Ambiente è rimasta praticamente sola. La domanda è conseguente: come mai questa solitudine dopo una battaglia così forte, così precisa per la salvaguardia di questo territorio e per il non far procedere questo investimento così distruttivo e importante per il nostro territorio? I ricorsi erano partiti insieme e cominciavano ad andare bene. C'erano i due comuni, Casorate e Cardano, ed il Parco Ticino. Lega Ambiente, ovviamente, per difendere quest'area verde preziosa, preziosa perché è a tutela dell'abitato di Casorate, di Gallarate, ha presentato anche se ricorso. Il ricorso è fondamentale e noi l'abbiamo portato avanti fino alla fine. La fine, spero che non sia la fine, ma che possa essere proseguita questo intervento di avversità alla ferrovia, il 14 di giugno. Come mai siamo rimasti soli? Allora, innanzitutto si è sfilato il parco. Il parco Ticino si è tolto dal ricorso, ha accettato i 3.400.000 da parte delle ferrovie dello Stato, certamente, diciamo, spinto, voluto dalla Regione Lombardia, ed ecco che anche il comune di Cardano e Casorate ha perso il proprio ricorso dibattuto qualche tempo fa, mentre quello di Legambiente è stato spostato dal giudice al 15 di giugno. Questo perché dobbiamo spiegare come mai Legambiente si è trovata da sola. Si è trovata da sola, ma è partita insieme ad altri tre. Purtroppo il Parco del Ticino si è sfilato, i comuni ovviamente hanno perso, è chiaro che anche una grossa difficoltà ricade sulle spalle di Legambiente perché molti degli aspetti che sono stati già toccati dai comuni sono gli stessi di Legambiente. La nostra importanza maggiore è sulla valutazione di impatto ambientale. Se questo intervento ferroviario che andrà a ridurre il bosco, l'area verde, avrà degli effetti, questi effetti sono gli effetti negativi, gli effetti che nessuno vuole sul territorio e nessuno mette in luce con la dovuta importanza. Abbiamo capito quali sono le ragioni, purtroppo, che siete, come Lega Ambiente, siete rimasti solo in questa fase così delicata del ricorso, assumendosi una grossa responsabilità. Ma io penso che ci sia un'altra questione che rimane aperta. Quali sono non le motivazioni fondamentali, ma quali sono il fatto che dal punto di vista strutturale, infrastrutturale, questa operazione non deve essere fatta e quindi la posizione di Lega Ambiente è quella di un secco no all'investimento oppure altre possibilità, un'altra alternativa
Chiaramente l'investimento è negativo ed è veramente vergognoso che si usano i soldi pubblici, i soldi nostri, i soldi della gente, i soldi delle tasse che paghiamo per un'opera che non farà che creare dei danni al territorio e non produrrà benefici per Malpensa e Loggia. L'ambiente era contraria, rimane contraria a questo genere di spese che non portano nessun beneficio sia per Malpensa sia per la popolazione.